Pallina per Spurio. Tognacca gestisce. 5 secondi, time out chiesto dal Montecchio Precalcino. Time out terminato, riprenderà in gioco il Montecchio. Gestisce pallina con capitan Zanini per Bozzetto. Recupera Vargas. Palla lunga per Spurio. Recupera il Montecchio. Palla in aria di capitan Zanini, intercettata, lotta Tognacca. Gioca dietro porta per Vargas che cerca di ripartire. Dialoga con la Polla. Ancora capitan Vargas. Cerca un compagno libero. Lo trova in Spurio. La gira per Tognacca che prova il tiro, ma recupera il Montecchio, gestisce la pallina con Bozzetto per Posito, per Lo Guercio, ancora capitan Zanini per Posito che si libera. Tiro fuori dallo specchio. Montecchio gestisce la pallina con capitan Zanini per Posito, per Bozzetto, ancora capitan Zanini dietro porta, la recupera la Decom, capitan Vargas. Non trova Spurio che recupera, prova il tiro ma riparte il Montecchio. Grande recupero in difesa di La Polla. Montecchio per Posito. Capitan Vargas cerca l'allungo, ci riesce. Gira dietro porta per Tognacca che subisce fallo, terzo fallo del Montecchio, tre falli per entrambe le squadre quando il parziale è di 2-2 e sono trascorsi 10 minuti del primo tempo. Ci prova il Montecchio con capitan Zanini per Lo Guercio che la gira per
Posito che effettua un gran tiro dalla metà campo, ma Pozzato è attento, non si fa sorprendere. Riparte la Decom col capitan Vargas, recupera il Montecchio, ma Spurio, Tognacca per Vargas, traversa di Vargas, recupera il Montecchio, c'è un uomo a terra della Decom, l'arbitro ferma il gioco. Tognacca, subito fallo, non rilevato. Time out chiesto dalla panchina della Roller Decom Matera. Da mister Valerio Antezza. Quelle sono pronte a riprendere il gioco. Si riprenderà con il Montecchio. Ma subito la Decom riparte. Ancora il Montecchio, che ci prova, le squadre recuperano più volte, gol del numero 7 Lo Guercio, che porta in vantaggio il Montecchio. Riprende il gioco la Decom Roller Matera con capitan Vargas, che ci prova subito dietro porta, la gira per Rispogliati, recupera il Montecchio, la gioca con l'autore del terzo gol Lo Guercio, ma recupera subito il giovane Spurio, che cerca di impostare per Rispogliati. Ancora il Montecchio con capitan Zanini per Posito. Per Lo Guercio. Riparte Tognacca per Vargas, ancora Tognacca. Vargas prova il tiro, recupera il Montecchio con Posito per Lo Guercio, ancora Posito, per recupera la Roller Tognacca per Rispogliati, che riparte per Vargas, ancora Tognacca che scende lateralmente, scambia con Spurio, ancora Tognacca fuori, riparte il Montecchio, tiro di Posito
ad altezza uomo, punizione per la Decom Roller Matera. Si ripartirà dalla metà campo. Rispogliati per Vargas, che punta l'avversario. Ci prova da lontano Rispogliati, ancora Posito per Lo Guercio, Zanini, nel frattempo è entrato il giovane Rondinone. Riparte il Montecchio, Composito per Zanini, prova con una finta, prova il tiro ma Pozzato si fa trovare pronto, recupera Vargas che cerca un compagno libero, sfrutta il blocco di Rispogliati, scende lateralmente, si riprenderà con il Montecchio in possesso di pallina. Posito per Bozzetto, recupera Rondinone, ancora il Montecchio, fallo di Rispogliati, nuovo tiro diretto per il Montecchio, precalcino, questa volta va Posito contro Pozzato. Posito contro Pozzato. Posito. Grande parata di Pozzato, respinta fuori Posito, riparte Rondinone che prova il tiro, Pavan è pronto. Pozzato è un esperto nel parare tiri diretti e per fortuna si è confermato, risultato che resta sul 2-3 per il Montecchio precalcino quando mancano meno di 10 minuti alla fine del primo tempo. Riparte Rispogliati che punta l'area, nulla di fatto, pallina per il Montecchio per Bozzetto, che prova ad entrare, Posito prova ad entrare ma è chiuso, ma riparte subito Vargas per Spurio, gli arbitri fermano il gioco perché la porta di Pavan è fuori posizione. Si riprenderà
con la pallina per la Decom Roller Matera. Capitan Vargas per il giovane Spurio. Rondinone si libera, ancora il giovane Spurio. Recupera il Montecchio, ma ancora Rispogliati per Vargas, ancora Rispogliati, Vargas. Dialogano i due. Rispogliati che lotta, ma c'è un fallo rilevato dagli arbitri, quarto fallo della Decom Roller Matera. Gestisce pallina il Montecchio con Bozzetto. Lo Guercio per Zanini. Il nuovo entrato Poli, ancora Lo Guercio. Tiro di Zanini rimpallato, riparte la Decom con Capitan Vargas che scende, serve Rondinone che non riesce a concludere. Fallo degli arbitri, fallo rilevato dagli arbitri da parte di Pozzato. Pallina per il Montecchio. Tiro di Lo Guercio, riparte Vargas. Vargas. Pallina dietro porta. Prova ad entrare, alza e schiaccia, risponde Pavan, riparte il Montecchio con Lo Guercio per Zanini, ma Pozzato è attento. Pallina per la Decom. Nel frattempo entra il giovane Cadaleta. Vargas in possesso di pallina, scambia per Rispogliati. Cercano un varco nella difesa del Montecchio. Prova ancora Vargas da dietro porta. Pavan è attento. Riparte il Montecchio. Con Campagnolo. Palla per Bozzetto. Ancora Campagnolo. Zanini. Riparte la Decom con Rondinone che cerca un compagno, non lo trova. Ultimi 5 minuti del primo tempo. Gestisce pallina il Montecchio sulla linea di metà campo, ma cerca subito di velocizzare. La Decom attenta, riparte con Cadaleta, tiro dalla distanza, sfortunatamente fuori dallo specchio, ma la Decom insiste con Rondinone per Cadaleta. Rispogliati protegge, prova ad entrare, ancora Rispogliati.
per Gadaleta. Recupera il Montecchio con Campagnolo. Che si inserisce e trova il gol del 4-2. Per il Montecchio Precalcino. Risultato di 2-4 per gli ospiti. Time out chiesto da mister Valerio Antezza. Una bella partita sono partite che contano, quindi anche lo spettacolo sicuramente ne guadagna. Sta per riprendere il gioco. Riparte la Decom Roller Matera con Gadaleta, ma fallo dei 5 secondi fischiato. Montecchio in possesso di pallina con Campagnolo. Recupera Capitan Vargas, la serve a Tognacca per Rispogliati, ancora Tognacca, fallo del Montecchio, quarto fallo. Si riprenderà con una punizione di seconda. Vargas, parata di Pavan, recupera Rispogliati, fermato da Campagnolo, riparte il Montecchio, ma Tognacca lotta, ancora il Montecchio in possesso di pallina, fallo subito da Capitan Vargas, quinto fallo del Montecchio. Capitan Vargas per Rispogliati, anticipato da Campagnolo. Quinto fallo anche per la Decom Roller Matera. Quando mancano 3 minuti e 22 secondi alla fine del primo tempo. Gestisce il Montecchio con Capitan Zanini. Lotta Gadaleta per pallina per il Montecchio con il numero 13 Poli. Recupera la Decom con Capitan Vargas che prova ad entrare, punta l'avversario, riparte il Montecchio, Campagnolo, riparte la Decom con Capitan Vargas, ben servito da Tognacca, attento Pavan, ancora il Montecchio con Campagnolo.
l'uomo di esperienza di questa squadra. Gestisce la pallina, ma recupera la Decom. Fallo fischiato a Rispogliati. Sesto fallo. Il Montecchio avrà 22 secondi per concludere l'azione. Mi parte da dietro Composito per Bozzetto. Scusate, Poli recupera palla la Decom con Rispogliati. Ancora Poli in azione, prova il tiro fuori dallo specchio. Posito per Zanini, ancora Posito, recupera Tognacca, la gioca per Rispogliati, ultimo minuto, Gadaleta. Tiro fuori di Campagnolo, pallina per la Decom. Tognacca in possesso di pallina, ma gioca per Capitan Vargas che parte da lontano. Tognacca per Gadaleta che cerca un varco per provare il tiro. Fallo fischiato dagli arbitri. Settimo fallo. Settimo fallo della Decom Roller Matera. Quando mancano 35 secondi alla fine del primo tempo. Gestisce il Montecchio, Composito per Poli, Campagnolo per Posito, ultima azione. Palla per la Decom. Con Gadaleta per la Polla che non arriva sulla pallina. Termina il primo tempo sul risultato di 2-4 in favore del Montecchio Precalcino.
nuovamente collegati dalla tendostruttura, dove a breve riprenderà con il secondo tempo la partita valevole per le semifinali di andata dei playoff di Serie A2 di Hockey Pista tra Decom Roller Matera e Hockey HC Montecchio Precalcino. Il primo tempo è terminato in favore degli ospiti, Decom Roller Matera 2, Montecchio Precalcino 4. Riprende il gioco con la Decom in possesso di pallina, con Rispogliati che gira dietro porta e cerca un compagno libero, lo trova in Capitan Vargas che gestisce la pallina, la mette in aria per Rispogliati che non arriva, ancora la Decom con Tognacca, Rispogliati, Vargas, sono scaduti i 45 secondi, si riprenderà con la pallina in possesso della Decom, la palla per Vargas che restituiscono palla al Montecchio che riparte con Capitan Zanini, Lo Guercio per Posito, ancora Campagnolo, una Decom che si difende è un, con la palla riparte Capitan Vargas, per la palla tiro di Rispogliati che colpisce Tognacca, recupera il Montecchio ma difende la palla che serve Capitan Vargas che cerca di velocizzare, ancora Capitan Vargas per Rispogliati, Capitan Vargas, gran tiro, traversa, palla che termina fuori, grande azione, si riprenderà con la Decom in possesso di pallina dietro porta Rispogliati per Vargas, risponde Pavan attento, ancora Vargas che prova il tiro, Vargas, fallo del Montecchio, settimo fallo, punizione di seconda per la Decom Roller Matera, sulla pallina la palla per Tognacca, la gioca per Vargas, ancora Vargas per Rispogliati, gran gol! Rispogliati! Ben servito da Vargas che buca
Pavan per il terzo gol della Decom Roller Matera, risultato di 3-4 quando sono trascorsi i primi 3 minuti del secondo tempo. Riparte il Montecchio, Composito che supera Pozzato e ristabilisce le distanze. Un Montecchio molto cinico subito. Capitan Vargas, ancora lui, pallina per Tognacca. Oh! Tognacca, serve la palla, ancora Tognacca per Vargas, che prova ad entrare, tiro fuori dallo specchio. Recupera palla Tognacca che sbaglia per Posito che subisce fallo. Ci sarà nuovamente tiro libero, tiro diretto per il Montecchio. Sulla pallina andrà Campagnolo, autore già di un gol su tiro diretto. Vediamo se questa volta Pozzato riuscirà ad evitare, come ha già fatto contro Posito, e ci riesce! Grande, anzi punizione fischiata per una finta effettuata da Campagnolo sulla pallina. Tognacca per Vargas, subito per Rispogliati che cerca di velocizzare, lotta Rispogliati, recupera la palla per Vargas che punta, prova il tiro, risponde Pavan, la palla, fallo, subisce fallo. Ottavo fallo per il Montecchio. Gioco fermo per asciugare l'impianto, la pista di gioco. Palla per la Decom con Capitan Vargas che scambia subito. Ancora Capitan Vargas che lotta, recupera, riparte. Montecchio con Posito. Capitan Zanini ancora per Posito, per Campagnolo, fallo fischiato dagli arbitri.
Zanini sulla palla dietro porta per Lo Guercio, attenta la palla, riparte Vargas. Vargas prova la palla, prova il tiro, rimpallato Vargas per Rispogliati, ancora la palla, una Decom Roller Matera che non demorde, lotta su ogni pallina, recupera la palla, oh! Riparte Capitan Vargas, tiro deviato da Pavan, Rispogliati si riprenderà con palla 2 perché la pallina si è fermata sulla rete dietro a porta. Entra in campo il giovane Spurio al posto di Capitan Vargas. In questo momento Decom Roller Matera con Pozzato tra i pali, Tognacca, Rispogliati, Spurio e La Polla. Mentre l'HC Montecchio Precalcino con Pavan tra i pali, Campagnolo, Zanini, Posito e Lo Guercio. Ripreso il gioco, pallina per il Montecchio, la Decom che si difende, recupera la palla e Rispogliati che penetra, riparte il Montecchio. Dietro porta Lo Guercio, recupera Tognacca e riparte subito. Prova a servire Spurio ma Pavan devia la pallina. Recupera il Montecchio, Posito. Riparte Rispogliati, fallo di Posito. Nono fallo del Montecchio Precalcino. Polla per Rispogliati, cerca il giovane Spurio che lotta, recupera palla, ancora Rispogliati, attento Pozzato, Tognacca per Rispogliati, attento Posito. Servito da Capitan Zanini ma fortunatamente tiro fuori dallo specchio, ancora il Montecchio con Campagnolo per Zanini, sale Spurio, ancora il Montecchio dietro porta con Lo Guercio, recupera Rispogliati, che serve la palla, gestisce il Montecchio,
gli spogliati per la Polla. Tognacca ancora per la Polla. Riparte il Montecchio. Posito ben servito da Zanini, realizza il sesto gol, parziale di 3-6 quando sono trascorsi esattamente 9 minuti del secondo tempo. Time out chiesto da mister Valerio Antezza. Valerio Antezza che cercherà di tranquillizzare la squadra, in quanto il secondo tempo è ancora lungo. Nel frattempo è entrato il giovane Gadaleta, mentre sicuramente mister Zonta direi suoi, ha detto ai suoi di continuare quello che stanno facendo. Il gioco è ripartito con il Montecchio che gestisce la pallina con Campagnolo per Posito. Ancora Zanini per Posito dietro porta. Ancora lui. Riparte la Decom, palla per la Polla, recupera Gadaleta, la gira per Vargas, velocizza per Spurio, ancora la Polla per Gadaleta. Recupera Vargas, prova il tiro, ancora Vargas, fischio degli arbitri, punizione di seconda in favore della Decom Roller Matera. Sulla pallina capitan Vargas, pronto giovane Gadaleta, troverà il tiro, recupera Gadaleta. Nel frattempo si prepara anche il giovane Ferrara. Riparte la Polla, subito per Gadaleta, per Spurio. Pavan la tira fuori dalla sua porta. Riparte il Montecchio.
con Zanini per Campagnolo. Punizione per il Montecchio. Fallo fischiato a Gadaleta. Decimo fallo per la Decom Roller Matera. Sarà tiro diretto per il Montecchio Pecalcino. Sulla pallina andrà Posito. Posito contro Pozzato. Posito contro Pozzato. Che sfortunatamente non riesce ad evitare il gol. Settimo gol per il Montecchio Pecalcino, risultato di 3-7 in favore degli ospiti. Riparte la Decom con Rispogliati per il nuovo entrato Ferrara, ancora Vargas. Che prova ad entrare, recupera Rispogliati. Per il giovane Spurio, Ferrara. Per Rispogliati, che parte subito, cerca di velocizzare. Trovare un compagno libero, scadono i 45 secondi, pallina per il Montecchio, time out chiesto da mister Zonta per il Montecchio. Il gioco sta per riprendere quando mancano 12 minuti a termine del secondo tempo. Pallina per il Montecchio. Subito per Lo Guercio in fase di attacco. Ma
La recupera la Decom. Vargas. Riparte il Montecchio. Grande recupero del giovane Ferrara. Rispogliati. Ancora il Montecchio con Posito. Per lo Guercio. Campagnolo. Subito per lo Guercio, tiro fuori, riparte Spurio. Pallina per Vargas, capitan Vargas, cerca di liberarsi, gira per Rispogliati e cerca, grande palla di Spurio per capitan Vargas, nulla di fatto, riparte il Montecchio con Campagnolo. Recupera la Decom, pallina per capitan Vargas, sfrutta il movimento di Ferrara, prova il tiro, ancora Vargas, decimo fallo anche per il Montecchio, ci sarà un tiro diretto per la Decom Roller Matera, con la possibilità di ridurre le distanze. Sulla pallina andrà capitan Vargas. Capitan Vargas contro Pavan. Parte capitan Vargas. Pavan chiude lo specchio, ma lotta Ferrara per Vargas. Ancora Ferrara. Gestisce la pallina. Cerca subito capitan Vargas, ancora in possesso di palla, riparte il Montecchio, con Zanini, per lo Guercio, ancora Zanini. Gestisce il Montecchio, la Decom si riprende, pronta a ripartire. Riparte la Decom. Ancora il Montecchio, prova il tiro fuori, tiro ad altezza uomo, palla per la Decom, subito Rispogliati per Vargas, Montecchio che recupera,
Tognacca per Vargas, tiro di Vargas subito. Palla fuori, riparte la roller. Giovane Ferrara per Tognacca, per Vargas, Rispogliati che prova ad entrare. Lotta il giovane Ferrara per Vargas, Tognacca prova ad entrare, subisce fallo, undicesimo fallo della Deco, del Montecchio. Sulla palla Tognacca per Vargas, fuori dallo specchio. Si prenderà col Montecchio con Campagnolo subito per Lo Guercio, che la gira per Campagnolo, ancora Lo Guercio, Campagnolo, per Poli, tiro fuori, recupera il giovane Ferrara, per Vargas che velocizza, prova ad entrare. Serve Tognacca che si libera, ma gestisce la pallina. Recupera il Montecchio con Campagnolo. Poli, ancora per Campagnolo. Bozzetto, per Poli, ancora Bozzetto, prova il tiro, attento Pozzato, riparte subito Tognacca, risponde Pavan. Montecchio in possesso di pallina con Bozzetto per Campagnolo. Pallina per Poli. Ancora Bozzetto per Lo Guercio. Nadecom che cerca, ruba palla e riparte con Tognacca e subisce fallo, dodicesimo fallo. Ricordiamo che a 15 ci sarà il secondo bonus e ulteriore tiro diretto. Pallina per la Decom,
con Rondinone per Ferrara, per Vargas che tira ma riparte il Montecchio con Lo Guercio. Grande risposta sul tiro di Poli di Bozzetto da parte di Pozzato. Pallina per Rondinone che prova ad entrare. Riparte la Decom, rispogliati, palo! Ancora il Montecchio. Con Bozzetto. Per Campagnolo. Per Poli, ancora Bozzetto, Lo Guercio fa tutto da solo e serve Poli per l'ottavo gol del Montecchio Precalcino. Nel frattempo time out chiesto da mister Zonta. Prende la partita con la Decom in possesso di pallina, con Vargas, riparte il Montecchio, con Campagnolo, per Poli, Lo Guercio, riparte la Decon con Vargas, Cognacca prova il tiro deviato dal giovane Spurio ma Pavan è attento. Gestisce la pallina il Montecchio, ultimi due minuti di gioco, fallo per la Decom da parte c'è l'ingresso in campo del secondo portiere Lanza per la Decom Matera.
al posto di Pozzato, un Pozzato che anche oggi si è ben disimpegnato. Non era facile contro una formazione preparata come il Montecchio. Punizione per il Montecchio. Parte la Decom col giovane Spurio. Ora il Montecchio. Perde palla Tognacca, riparte Vargas, ultimi 30 secondi di gioco. Giovane Ferrara protegge palla, prova ad entrare per l'ultimo tiro. Ultima pallina della partita per il Montecchio. Finisce con il risultato di Decom Roller Matera 3, HC Montecchio Precalcino 8. Un applauso ai ragazzi della Decom Roller Matera. E complimenti all'HC Montecchio Precalcino. Buona serata dalla tendostruttura di Matera. Un saluto a tutti.